Dopo una pausa italiana per motivi di salute, per rinnovare alcuni documenti, sono di nuovo pronto a ripartire per la Nigeria. Non sarà facile trovare il volo, perché la Nigeria ha messo molte restrizioni, specialmente all'Europa. Come avete sentito, sono in Africa come missionario da più di 30 anni, 26 anni in Sierra Leone, adesso mi trovo in Nigeria. Ma prima di lasciare l'Italia, ho accolto con immensa gioia l'invito di Francesco di celebrare una messa con voi. Sono molto contento di essere qui e di esserlo con la comunità o alcuni membri della comunità giuseppina di Modena, sempre molto sensibile verso le missioni. Pensavo in questi giorni, cosa posso dire loro? In modo particolare i giovani, potrei parlare della Sierra Leone, della Nigeria, della missione dei padri Giuseppini, del coronavirus. Tutto questo lo potete trovare in alcuni fogli che ho preparato per voi, ve li portate a casa. Ho qualcosa di importante da dirvi oggi. Sempre in linea con quello che vi ho detto all'inizio. Nel 2015 pensavano di mettermi in carrozzina, non riuscivo a camminare. Un medico dell'ospedale di Bagiovara mi disse un giorno: "Io vorrei provare ad operarti." Fu un'operazione delicata, ma dopo ho cominciato a camminare di nuovo. "Alzati e cammina", mi ha detto il Signore, "e torna in Africa." E sono partito di nuovo. Bontà del Signore, squisita bontà di Dio. Ed è proprio di questo che voglio parlarvi oggi. Desidero che anche voi siate i testimoni della mia gratitudine al Signore, che ha fatto grandi cose nella mia vita. Voglio parlarvi proprio della bontà di Dio, come io l'ho scoperta e sperimentata, specialmente in questi anni di vita missionaria. Carissimi, la Bibbia dice: ogni cosa buona, grande o piccola, viene dal Padre che dice. Stai vivendo un momento difficile? Un amico viene a trovarti e ti dà coraggio, bontà del Signore. Quante volte Dio lavora nella nostra vita, ci concede favori, ci protegge, ma noi non riusciamo a riconoscere la sua presenza. Carissimo Francesco, non è stata una coincidenza che tu hai incontrato Lana, tua moglie, e ti sei innamorato. È il Signore che ha diretto i tuoi passi in quella direzione. Non è stato un colpo di fortuna che tu abbia trovato lavoro, il fatto che i vostri figli sono forti e sani. Non è solo buona fortuna, ma è Dio che è stato buono con voi. Tutti i giorni dovremmo dire grazie Signore della tua bontà, grazie per avermi dato salute, grazie per mia moglie, mio marito, i miei figli, grazie, possono dire i miei confratelli, per il dono della vita religiosa, grazie, posso dire io, per il dono della missione. Grazie dell'opportunità che mi hai dato.
Alcuni di noi, se non fosse stato per la bontà di Dio, non saremmo vivi oggi. E questo lo posso testimoniare. Se non fosse stato per la bontà di Dio, qualcuno di noi sarebbe schiavo dell'alcol, della droga. Ma guarda, tu sei una persona libera, sei una persona per bene, tu aiuti gli altri. Se non fosse stato per la bontà di Dio, tu potresti essere esaurito, invalido, con un tumore. Ma guarda la tua vita. Sei tranquillo, sei stupendo, sano, forte, sei felice, sei vittorioso. Carissimi, non so quello che voi pensate, ma io ringrazio spesso il Signore per la sua bontà. Mi sforzo di vedere quello che è straordinario in quello che sembra ordinario. Il fatto che io cammino è opera della bontà di Dio. Il fatto che ci vedo, che ci sento, che non sono ammalato, che ho ripreso la scuola, il fatto che ho opportunità aperte davanti a me, è il creatore dell'universo che soffia verso la mia direzione. Carissimi, nel maggio del 2018 ero in Nigeria, ma non mi sentivo bene. Avevo deciso di anticipare il mio rientro in Italia. Quando sono arrivato, i dottori hanno subito diagnosticato una trombosi profonda alla gamba destra ed un'embolia polmonare estesa. Mi hanno detto che avevo rischiato molto. Potevo aver fatto un infarto. Sei stato fortunato, mi dicevano. No, non è stata fortuna, è stata la bontà del Signore. È il Signore che è stato buono con me. C'è nel Vangelo un quadro che mi piace molto. Mi ha accompagnato in quei tanti soggiorni forzati italiani. Ritrae il Signore che si accosta ad un'anziana donna, la suocera di Pietro, che era ammalata, e la solleva dalla condizione che ne impedisce l'attività. La sollevò prendendola per mano. Leggiamo nel Vangelo di Marco. Mostra tutta l'umanità di Cristo, la sua profonda delicatezza di sentimenti. Gesù che si china su ogni debolezza e libera ogni limite che fa da impedimento nel cammino operoso della vita. È stata la mia storia. La missione è un'esperienza gioiosa, ma implica anche un duro lavoro, a volte in un contesto difficile e violento. Devi essere preparata a confidare nel Signore nei momenti difficili, che sono tanti. Quante volte ho sentito il Signore che mi ha preso per mano e sollevato. Squisita bontà di Dio. Per tutto quello che capita, non perdere tempo, ringrazia il Signore. Il Signore lavora continuamente nella nostra vita e ci mostra la sua bontà. Troppe volte non ce ne accorgiamo. Attendiamo sempre gli avvenimenti spettacolari. Questi hanno luogo a volte. Ma se hai la prospettiva giusta, tu ti accorgi della bontà di Dio nelle cose semplici, ordinarie della vita. Il Creatore dell'universo dirige i nostri passi. Ci dice che i suoi piani per noi sono per il nostro bene. Quando qualcosa di buono capita, ringrazia il Signore. Se ricevi una grazia, grazie Signore. Se qualcuno ti saluta per strada, grazie Signore. Quando ti senti tranquillo, grazie Signore.
Sono convinto che il Signore è con noi sempre, ma molte volte non siamo capaci di riconoscerlo. Egli è venuto ed è in mezzo a noi. Sta a noi riconoscerlo negli eventi che ci capitano e sul volto dei fratelli, specialmente degli ultimi e dei più abbandonati, di quelli che sopravvivono ai margini del mondo. Qualcuno pensa che Dio non faccia niente, ma io sono convinto che Dio lavora continuamente per noi, ci mostra la sua bontà e misericordia. Guardati attorno questa settimana, renditi conto di quello che capita attorno. La Bibbia dice: guardate, vedete quanto il Signore è buono. Se vuoi gustare la bontà del Signore, devi accorgerti della sua presenza. Ogni volta che ti senti protetto, ogni volta che si apre una porta, è Dio che lavora nella tua vita. Noi spesso dimentichiamo che ogni cosa che ci capita viene da Dio. Carissimi, questo è il Dio che serviamo. È un Dio buono che ha cura di noi. Ero in Sierra Leone nell'anno 2000, durante la guerra civile. È ancora vivissimo nella mia memoria il momento in cui i ribelli mi hanno sequestrato, minacciato, bastonato. Il sangue aveva colorato di rosso tutti i miei vestiti. Sono svenuto, potevo morire là, ma il Signore la pensava diversamente e sono ancora qua a benedire con voi il Signore. Non stancarti mai di ringraziare il Signore per la sua bontà. Ricorda le tue vittorie, non stancarti mai di raccontarle, falle sapere ai tuoi figli, dillo ai tuoi amici. Vantati di essere oggetto della bontà di Dio. Più ti vanti della bontà di Dio, più ne avrai esperienza. Troppe volte nella nostra vita, invece di ricordare i bei tempi, le nostre vittorie, noi ricordiamo le nostre sconfitte, i momenti brutti della nostra vita, le delusioni. Smettiamola di pensare a queste cose. Comincia a pensare le volte che il Signore ti ha aiutato, tempi in cui Dio ti ha mostrato il suo favore, la sua bontà, i tempi quando il Signore ha trovato il modo di farti uscire da una situazione, quando umanamente parlando non esisteva speranza. Quando focalizzi che stai diventando fragile, a causa dell'età o delle malattie, ti partono le sintesi più reali. Capisci che nel cuore dell'uomo, del cristiano, non ci deve essere spazio per le pretese. Non ci deve essere spazio neppure per le attese. Ma lasciamo spazio solo alle sorprese dell'amore di Dio. E le sorprese non hanno previsioni, arrivano inaspettate, perché sono custodite dalla misericordia di Dio, dalla bontà di Dio. Mi sento di dovere tanto alle mie malattie, che mi hanno costretto a ripensare alle priorità e ad apprezzare quello che hai avuto. Se non fossi stato spinto al limite, non avrei apprezzato appieno il meraviglioso dono della vita e di tutte le cose e persone che sono attorno a me. Non sarei riuscito a vedere la bontà di Dio nella mia vita. Se tu onori Dio con la tua vita, si aprono benedizioni che non devi andare a cercare. Ti capitano. Tu non hai chiesto, non hai faticato ad averle, non le meriti, è semplicemente opera del Signore. Tu puoi raggiungere un certo livello con le tue forze,
con i tuoi talenti, ma la bontà di Dio che ti apre porte che tu non avresti potuto aprire da solo. La bontà di Dio ti manda le persone giuste, che ti procurano opportunità che tu da solo non avresti mai potuto immaginare. Non sono solo le tue abilità, i tuoi talenti, il tuo lavoro serio, anche se questo è importante, ma è la bontà di Dio, la benevolenza di Dio che ti ha dato quello che non hai avuto bisogno di sforzarti per averlo. Dio è contento quando vede che tu stai bene, lo ripeto. Dio è contento quando vede che tu stai bene. Qualche volta tu pensi di aver raggiunto il tuo limite, ma tu non sai che cosa Dio ha riservato per te. Tu non sai a chi il Signore parla di te. Tu non sai chi ti darà una mano. Tu non sai il dono stupendo che Dio sta per donarti. A volte Dio ci raggiunge nel nostro deserto. Lui sa quello di cui abbiamo bisogno ed è volenteroso di darlo a te. È il Signore che alimenta le tue speranze, i tuoi sogni. Il Signore ha benedizioni per te che tu nemmeno immagini. Spesso noi siamo immersi nel pessimismo, siamo depressi. Quando la vita è difficile, non avvilirti. Il Signore ti mostrerà la sua gloria, potrai sperimentare la sua bontà. Carissimi, abbiamo tutti cose in cui crediamo. Sogni da realizzare, problemi da risolvere. Saremmo felici se funzionassero a modo nostro, ma a volte quello che abbiamo in mente non è quello che Dio ha in mente per noi. Noi pensiamo ordinario, Dio pensa straordinario. Non pensiamo fammi avere abbastanza per tirare avanti. Dio pensa di darci l'abbondanza. Non pensiamo aiutami a gestire questa dipendenza. Dio pensa di donarci la libertà. Chiediamo l'impossibile quando Dio vuole darci l'impossibile. È specializzato nel superare le nostre aspettative e ciò che è in serbo per te è più grande, più gratificante, più appagante di quanto tu possa immaginare. E credo che questo sarà un anno in cui Dio supera le vostre aspettative. Non farà quello che chiedi, le supererà. Aprirà porte che non avresti mai immaginato di aprire. Ti porterà più lontano di quanto tu possa immaginare. Guarderai indietro e penserai: non avrei mai sognato di essere così benedetto. In questo momento mi viene in mente qualche confratello della nostra comunità. Non avrei mai sognato di aver incontrato la pace. Non avrei mai sognato di aver incontrato qualcuno così grande. Preparati, Dio sta per superare le tue aspettative. Farà accadere cose che non hai visto arrivare. Non te lo meritavi,
non hai lavorato per questo, è solo la bontà di Dio che mostra favore nella tua vita. Questo è ciò che accadde ad un uomo nel capitolo terzo degli Atti. Era rimasto paralizzato per tutta la vita e ogni giorno la sua famiglia lo portava al tempio e lo metteva fuori dalla porta. Quando le persone entravano chiedeva loro qualcosa. Aveva 40 anni e l'aveva fatto per tutta la vita, giorno dopo giorno. Conosceva la routine. La gente entrava, implorava soldi e qua e là gettavano delle monete nella sua borsa. È così che è sopravvissuto. Un giorno Pietro e Giovanni vennero al tempio. L'uomo ha ripetuto lo stesso discorso. Puoi risparmiare qualche spicci, mi aiuti? La maggior parte delle persone lo ignora e continua a camminare, ma Pietro si ferma e dice all'uomo, guardaci. La scrittura dice che l'uomo guardò in alto, aspettandosi di ricevere qualche soldo. Mi immagino di vederlo tirar fuori la sua borsa, pensando che avrebbero buttato dentro delle monete. Ma Pietro disse, non ho argento né oro per te, ma ho qualcosa di meglio. Nel nome di Gesù, alzati e cammina. Pietro lo prese per mano, lo tirò su e subito fu guarito. Ha iniziato a camminare, era così eccitato, ha iniziato a correre, a saltare, a ringraziare Dio. Ma notate, l'uomo si aspettava solo alcune monete. Si aspettava l'ordinario, la stessa cosa che era successa negli ultimi 40 anni. Ma Dio si è presentato e ha superato le sue aspettative. Non l'ho visto arrivare, pensavo di dover rimanere vicino a quel cancello e implorare il resto della sua vita, ma un momento di favore, un'aspettativa superata, lo ha spinto a un nuovo livello, ha cambiato tutta la sua vita. Lo sento dire, non avrei mai immaginato di poter camminare, non avrei mai sognato di poter correre e giocare con i miei figli, non avrei mai sognato di non dover mendicare per il resto della mia vita. Dio ha in serbo per te alcune di queste benedizioni che non hai mai sognato. Potresti non vedere come può accadere. Il referto medico sembra non buono. Sei andato fin dove la tua educazione lo consente. Forse sei in un ambiente limitato. La buona notizia è che niente di tutto ciò ferma il nostro Dio. Lui controlla l'universo. Un tocco del suo favore ti catapulterà dove non potresti andare da solo. Come Pietro ha detto all'uomo storpio, ti sto dicendo di alzarti e camminare. Forse è il tuo momento per essere libero, è il tuo momento per rompere i legami, è il tuo momento per andare a nuovi livelli. E credo che ogni forza che ti trattiene sia stata spezzata proprio ora. Dio sta liberando guarigione, favore, opportunità, restaurazione, libertà. Questo è un nuovo giorno. Dio sta facendo una cosa nuova. Sta per superare le tue aspettative. Adoro il fatto che quest'uomo storpio, anche se aveva basse aspettative, anche se tutto ciò che si aspettava erano poche monete, Dio è così misericordioso. Anche quando non abbiamo la fede, anche quando pensiamo di aver raggiunto i nostri limiti,
Dio dice, va bene, ti mostrerò il favore nonostante ciò. Il fatto che tu sia qui oggi, il fatto che tu stia ascoltando, questo mi dice che almeno hai una fede seme di senape. Dio significa che hai la fede di cui hai bisogno affinché Dio si mostri nella tua vita. Hai la fede che Dio ti catapulta a nuovi livelli. Ma come quest'uomo potresti sentirti bloccato facendo la stessa cosa. Aspetti qualche moneta, per così dire, aspetti l'ordinario. Potresti avere una buona ragione per stabilirti dove sei, ma Dio ti ama troppo per lasciarti perdere il tuo destino. Può sembrare un altro anno normale, stessa cosa, tutto sembra normale. No, preparati, Dio sta per prepararti e fare qualcosa di insolito, qualcosa che non hai visto. Supererà le tue aspettative. Quando le persone nel tempio videro l'uomo storpio camminare, correre, ringraziare Dio, non potevano crederci. Le scritture dicono che sono rimasti sbalorditi e ciò che Dio sta per fare nella tua vita farà sì che le persone ti guardino con stupore. Quando ripenso alla mia vita, riesco a vedere più e più volte dove Dio ha superato le mie prospettive, le mie aspettative. Nell'ospedale in cui ero stato ricoverato nel maggio dell'anno scorso per curare la trombosi profonda nella gamba destra e l'embolia polmonare, i dottori si erano accorti che c'era la necessità di operare due grossi calcoli, uno era in vescica. Mi portavano continue coliche e infezioni. Misuravano più di 2 centimetri ciascuno. Anche la prostata, che era ingrossata, creava problemi. Mi avevano messo in lista di attesa per queste due operazioni. 8 lunghi mesi passarono senza nessuna chiamata. Avevo paura che qualcosa potesse capitarmi nel frattempo. Inaspettatamente, un giorno ho incontrato un chirurgo che mi promise che si sarebbe preso cura lui degli interventi chirurgici. E così è stato. Tra gennaio e maggio dell'anno scorso ho fatto 4 operazioni chirurgiche. La buona notizia è che tutto è andato bene. Bontà smisurata del Signore. Il Signore è grande. Anche quando tutto sembra distrutto e vano ogni speranza, Dio fa apparire i segni di un nuovo corso degli eventi. Bontà infinita di Dio. Il Signore nostro è il Dio delle sorprese. So che a volte arrivano i tempi difficili, ma a volte sento dentro di me che la vita rifiorisce, quando meno te l'aspetti. Posso dire, rivedendo la mia vita come in un film, che niente capita per caso, ma tutto è bontà e misericordia di Dio. Mai nulla di stupendo è stato realizzato se non da chi osa credere che dentro di lui c'è qualcosa di più grande delle circostanze. È la bontà di Dio. Sii preparato ad accogliere la bontà di Dio nella tua vita quest'anno. Inaspettatamente le cose possono cambiare. Dio vuole che la sua gloria sia visibile in te. A Dio non piace la mediocrità.
Dio vuole che tu emerga dalla gente, Dio desidera che tu sia così felice che ognuno possa vedere la grandezza di Dio in te. Ricordiamoci che non ci sono coincidenze nella vita, nessun colpo di fortuna. C'è la bontà di Dio che lavora in te. Ringrazia sempre il Signore. Ho imparato da Maria, una donna gioiosa, la fede di chi è contento nel Signore. Ho imparato dai nostri fratelli e sorelle africani che essere contenti può convivere con il disagio della sofferenza, con le prove della vita. È la gioia che deriva dal sentirsi amato.